5 appuntamenti importantissimi. Sabato scorso si è concluso a Palazzo delle Aquile il secondo festival della declamazione antica, organizzata dall'Università di Nantes in collaborazione con l'Università di Nizza e l'Università di Palermo. Abbiamo ospitato due licei classici non siciliani a Palermo, insieme al liceo classico di Bagheria. Esattamente voglio citare il liceo classico di Francesco Scaduto, appunto di Bagheria, il liceo classico De Sanctis di Salerno, il liceo classico Cartesio di Trigiano, che hanno tra l'altro vinto anche il primo premio per la drammaturgia di alcuni testi greco-antichi. E poi, sempre per l'Università di Nantes, sono stati messi in scena vocalmente, musicalmente, due composizioni inedite in falso storico, di cui uno Inno al Dio Cosmico, testo tradotto da Giovanni di Gazza, e poi una parte dell'Acathistos, un antico alla Madonna molto molto bello, in particolar modo che prendeva spunto proprio dell'annuncio dell'angelo. I due canti sacri sono stati messi in scena: il primo Inno al Dio Cosmico da alcuni rappresentanti del gruppo vocale Eufonè e Elaia, coro Elaia del maestro Enzo Marino, che per quell'occasione sono stati diretti da Salvatore Scinaldi, e poi mentre l'inno Ave per te la gioia risplende, tratto dall'Acathistos, dal coro dei Pueri Cantores e dal coro policromico Laudate Dominum di Bagheria, da me diretti in quell'occasione. Bagheria diventa polo, direi nazionale, centro del canto alla Madonna nella domenica seconda di maggio, che per tradizione ricordiamo la festa della mamma, e quindi una sorta di pellegrinaggio mariano per cantare alla propria mamma del cielo. 8 cori scelti per dar voce, dar vita in musica al quinto Festival Nazionale di Musica Sacra Mariana. Mi piace citare questi cori che sono stati da me scelti e selezionati, perché un festival non è una rassegna, quindi i cori vengono chiamati e proprio scelti da me. Il coro Cantores Dei di Alessandria della Rocca, il coro Santissimo Salvatore di Termini Imerese, l'ensemble vocale Roi di Trapani, la corale Jubileum di Augusta, la corale polifonica Madonna delle Grazie di Gravina di Puglia, Bari, la corale De Canto Ribera, provincia di Agrigento, coro polifonico e Pueri Cantores Laudate Dominum di Bagheria, e poi ci sarà anche un momento speciale per l'ensemble In Taberna, che è un gruppo di musica medievale che darà spunto musicale in abiti proprio medievali. Quindi sarà Questa è la novità che mette in campo l'associazione Be Quadro. L'associazione Be Quadro è un cantiere in continuo movimento. Un incontro musicale, un incontro anche di devozione, ma dove e a che ora? Il Festival Nazionale, il quinto Festival Nazionale di Musica Sacra Mariana, sarà nella chiesa dell'Immacolata di Bagheria, detta delle Anime Sante, che custodisce la preziosa e bellissima immagine dell'Immacolata del Quattr'Occhi, molto venerata dal popolo bavarese e non solo. Quindi questa domenica, alle ore 16:30, si darà al via al quinto festival, dove la mattina addirittura i cori che arrivano da fuori, Bagheria, saranno accolti per un tour delle nostre ville settecentesche, patrimonio importante della città di Bagheria. Facciamo conoscere il nostro patrimonio, il bello che c'è a Bagheria e che ancora arranca a essere sfruttato al 100%.